Buongiorno cari amici. Allora, innanzitutto due preamboli veloci. Allora, proprio poco fa c'è un contatto che ho nella rubrica che solitamente non abbiamo, diciamo, chat di messaggi. Diciamo questo contatto telefonico che persona la conosco, diciamo, comunque gli voglio tenere all'attenzione di questi tempi, o meglio, possiamo dire purtroppo sempre, chiunque cerca di mettere zizzagna in giro con delle truffe, questa volta addirittura parliamo di una truffa da parte magari di colui o colei che si spaccia per la Ferrero, e quindi purtroppo, insomma, il maligno c'è sempre. È un link che mi raccomando, se lo ricevete, diciamo con l'obiettivo che dice lui, questo link di farvi vincere un gesto, ma ovviamente con la cosa maliziosa e maligna di rubarvi i dati sensibili, quindi non date nessun dato assolutamente. Meno male che un altro contatto mi ha scritto proprio che è una truffa, e quindi attenzione, perché purtroppo c'è sempre il diavolo dietro l'angolo. Poi volevo dirvi che, insomma, è andata bene domenica, ultima tappa del girone nostro, pallacanestro inclusiva Baschina. Abbiamo battuto il Foggia. Con l'Andre purtroppo ci siamo cullati, perché oramai era sicuro sicuro lo spareggio regionale che penso faremo a maggio, e quindi certo, una sconfitta che fa abbastanza male, una quarantina di punti di differenza. Certo è, comunque, ora faremo la pausa di Pasqua, ci dobbiamo riprendere ad allenare e dobbiamo presentarci. Sì, stavo sentendo in Sicilia o in Calabria con la mente bella libera da ogni problematica, andarci a giocare lo spareggio. Se vinciamo andiamo alle finali a Cremona, se perdiamo comunque è stata un'avventura. Bene, dopo quasi 3 minuti partiamo effettivamente con il motivo di quest'oggi dal video, come citato da me ieri su Facebook e Instagram, ovvero la Basket Lega A, massimo campionato italiano di pallacanestro maschile. Diciamo, ho scelto così uno dei loghi vecchi della Lega A, ma l'importante, diciamo, è quello che vado a raccontare. Campionato di Serie A che si sta avviando alla sua conclusione, come più o meno il periodo di aprile, quasi tutte le discipline, a meno di quelle che iniziano di questi tempi, magari dico quella italiana, il baseball, insomma, qualche altra disciplina. Prima di presentare le prossime 2 giornate che saranno ravvicinate, andiamo a raccontare praticamente quello che è stato l'ultimo turno di Lega A, che ha visto queste partite: Cremona, Tortona 73-74, Varese, Treviso 80-89, Reggio Emilia o Reggiana, Trieste 103-109 dopo i supplementari, Pesaro Sassari 75-73, Olala Virtus Bologna, Olimpia Milano 83-65, le Brunere volano in classifica a più 2 vittorie da Milano, Venezia Fortitudo Bologna 77-72, Basket Napoli Brescia 68-70, indipendentemente che sono di Trani, dal sud, ma partita che poteva finire supplementare perché ci poteva essere un fallo con 2 tiri liberi per Napoli alla fine non fischiato, un po' immeritatamente secondo me. Trento Brindisi 96-78, quindi debacle totale possiamo dire dell'Epicasa Brindisi. Ebbene, domani
giorno di Pasqua che si recupero sedicesima giornata domani, quindi insomma per forza di cosa avremo Olimpia Milano Cremona, Varese Trieste, Venezia Brindisi, Virtus Bologna Trento, Basket Napoli Reggiano, Reggio Emilia, Pesaro Fortitudo Bologna, Sassari Treviso, Tortona Brescia. 27ª giornata, 3 giorni dopo, il 16 aprile, Brescia Reggiano, Reggio Emilia, Fortitudo Bologna, Trento, Olimpia Milano, Basket Napoli, Pesaro, Virtus Bologna, Sassari Venezia, Tortona contro Varese, Treviso contro Brindisi, Trieste contro Cremona. La classifica vede, come ho detto già prima, 2 vittorie di vantaggio da parte della Virtus Bologna, 42 punti, 21 vinte, 3 perse. Segue Milano, che a parte le 2 sconfitte nelle ultime 2 partite, nelle ultime 5 gare ne ha perse 3, quindi insomma un po' di difficoltà per le scarpette rosse. Con 38 punti, 19 vinte e 5 perse, Brescia 36 punti, 18 vinte e 7 perse, Tortona 26 punti, 13 vinte e 12 perse, insieme a Venezia stessi punti, una partita in meno, Sassari 12 vinte, 12 perse, 24 punti, 25 partite giocate a Reggio Emilia, 12 vinte, 13 perse, 24 punti. L'ultimo posto, che è sempre ultimo, ultimi due diciamo quelli più arrembanti, l'ultimo posto playoff potenziale occupato da Pesaro con 22 punti, 11 vinte, 14 perse. Stessa cosa per Trento, Varese, Trieste, Brindisi, che insomma nelle ultime 5 ne ha perse 4, quindi possiamo dire piena crisi totale. 10 vinte, 14 perse per Treviso, 20 punti, che però ha una partita in meno. Napoli è a più 2 vittorie di vantaggio dalla zona retrocessione diretta, 20 punti, 10 vinte, 15 perse. Fortitudo Bologna, 16 punti, 8 vinte, 17 perse. Cremona, che rischia davvero la retrocessione in Serie A2, 7 vinte, 18 perse, 14 punti. Quindi diciamo che sicuramente lì davanti, come anche nei playoff, il quadro sarà un'ipotetica potenziale rifinale tra la Virtus Bologna e l'Olimpia Milano, anche se però attenzione per esempio a Brescia, che in questo momento, come ho detto, ha solo 2 punti di distacco dall'Olimpia Milano. Però Olimpia Milano e Virtus Bologna hanno una partita in meno. Poi insomma abbiamo comunque la sorpresa, ne ho promossa Tortona lì a 26 punti e, come ho detto, delusione Brindisi, speriamo Napoli la salvezza, però sappiamo la Lega A, Serie A, massimo campionato di pallacanestro italiano maschile con 16 squadre, quindi 30 giornate totali, che tutto può succedere fino alla terz'ultima, penultima o addirittura anche fino all'ultima giornata. Quindi sinceramente mi auguro vivamente che Tortona possa raggiungere da neopromossa i playoff. Pesaro, per fortuna in ripresa, fino a un paio di giornate fa era a rischio retrocessione. Ci saranno sicuramente 2 deluse, 2 retrocesse in Serie A2. A proposito di questo, volevo dirvi che un accenno leggero sulla Serie A2, che praticamente svolgerà la sua seconda fase, quindi fase conclusiva, possiamo dire, del campionato a partire da questa domenica. San Severo con seconda fase, invece avremo la Pallacanestro Nardò,
farà i playout, speriamo bene. Invece, per quanto riguarda la pallacanestro locale, al momento abbiamo la Fortitudo Trani aggrappata a una vittoria che sicuramente deve cercare di ottenere questo sabato al Palace alle ore 18 contro la vice capolista Sveva Lucera. Un occhio anche, ma non tanto, al Corsi Angiuli Bari, quindi insomma tutto aperto. La Juve Trani invece, dopo aver ottenuto in gara 2 della prima semifinale playout la vittoria, ma purtroppo avendo perso di 3 la decisiva gara 3 contro Messagna, ora credo, mi è stato detto che la Juve Trani farà un'ultima, possiamo dire, finale scontro diretto playout, dovrebbe essere Ostuni l'avversario, quindi appunto incrociamo le dita, speriamo bene. E che dire, noi ci vediamo alle prossime occasioni, sapete, qui su YouTube, Facebook o Instagram. Buona settimana di Pasqua a tutti e alla prossima, amigos. Ciao.